Amici di Venezia Laguna Nostra, ci siamo spostati una decina di metri dal Rio Terai Saloni e Rio Terai Catecumeni, quindi appunto davanti alla Basilica, e osserviamo la conclusione di questa serata, di questa nostra ricorrenza della Madonna della Salute. La concludiamo con un carrello di due operatori ecologici, ovviamente, pieni di cartoni, di un sacco di immondizie, anche questo targato Veritas, proprio a una decina di metri dalla scalinata della Basilica. Pronti domani mattina, ovviamente, con il turno che inizierà per gli operatori verso le 8:30, verso le 8, per essere portati via. Ci spostiamo poi velocemente verso la parte destra della basilica, come possiamo vedere, ovviamente la chiesa è chiusa, anche quest'anno abbiamo avuto una bella ricorrenza fatta di molta partecipazione da parte di veneziani, di ospiti che sono arrivati nella nostra città per conoscere anche questa nostra festa, una festa di devozione, una festa che vede i veneziani nel 1630 pregare la Madonna per salvarli dalla peste, cosa che è avvenuta, e quindi la realizzazione del voto con la creazione della basilica ad opera del Longhena. Ed ecco, alla fine, un bel carretto di un altro operatore pieno di cartoni, di un sacco nero dell'immondizia e di un cestino pieno. Come possiamo notare, appunto, il padron di casa ha appena suonato la mezzanotte e il Rio Terai Catecumeni e il Rio Terai Saloni non c'è nessun operatore e non c'è nessun addetto che sta, diciamo, portando via le immondizie rimaste, e purtroppo qui davanti alla Basilica due carrelli pronti domani mattina per essere portati via quando gli operatori entreranno in servizio. Non c'è un servizio, purtroppo, anche straordinario alla fine della festività da parte di chi dovrebbe, diciamo, tenere pulita la città dopo anche una festa così importante con migliaia di persone alla Basilica della Salute. E con questo, con il padron di casa in sottofondo, vi saluto. Tello, Aquilotti Laguna, Venezia.